c'è una piccola differenza rispetto alle altre puntate. Parlerò di due giocatori invece che uno. Non perché c'è meno da dire, ma perché 18 anni di carriera nella stessa squadra significheranno pur qualcosa. Per fare un esempio, davvero giovane, sarebbe come parlare di Raimondo Vianello senza citare Sandra Mondaini. L'unica cosa che potete fare voi è iscrivervi per sostenere il canale. Per il resto, godetevi questa storia che avremmo potuto titolare Una vita insieme, ma Stockton to Malone è sicuramente più appropriato. Detto questo, cominciamo! Il 26 marzo del 1962, quando a Spokane, tra le montagne rocciose, a un centinaio di chilometri dal confine del Canada, nello stato di Washington, nacque un bambino di nome John Houston Stockton. La sua storia non è fatta di traumi infantili o rivalse nei confronti della vita. Ha avuto una crescita normale e tranquilla, in un ambiente cattolico, in una comunità tra italiani e irlandesi, anche abbastanza benestanti. Ma questo non ha tolto il fatto che avesse i suoi lati oscuri, di cui parlerò tra un attimo, e questa condizione gli creò da subito molta sicurezza in sé. L'importante era avere un'abitudine per lui, qualcosa di familiare. Il primo esempio fu la scelta dell'università, cioè Gonzaga, quella vicino a casa sua. Nonostante sapesse che non l'avrebbe portato a giocare il campionato NCAA e nonostante le molte offerte da università più prestigiose, l'occasione sarebbe arrivata. Infatti, nel 1984, il trasferimento a Salt Lake City fu inevitabile. Come sedicesima scelta a uno dei draft migliori di sempre, con Jordan, Olajuwon e Barkley, per dirne tre, gli Utah Jazz combinarono uno dei migliori draft steal di sempre, anche se ancora non lo sapevano. Una data da segnare nella sua carriera però è sicuramente il 7 aprile 1989. Il settimo assist di quella partita sarà il numero 1000 in una singola stagione. Ci riuscirà per 5 stagioni consecutive e ancora nel 94-95. Totale 7 stagioni con almeno 1000, lo ripeto perché sembra assurdo, 1000 assist. Nessuno ci è mai riuscito, e non intendo per 7 stagioni, ma nessuno è mai riuscito a fare neanche una volta 1000 assist in una stagione. Solo questo potrebbe bastare per capire di che giocatore stiamo parlando, ma non finisce qui. Di solito non do molte statistiche, ma come John, che parlava solo sul campo, spiegano meglio di 1000 parole la sua grandezza. Ne ho scelte 4, quelle che sono probabilmente insuperabili. Ovviamente leader nella storia per assist con 15.806, leader di tutti i tempi nelle palle rubate con 3.265, leader anche nella percentuale di tiri dal campo nel ruolo di guardia, un incredibile 51,5%, se consideriamo che le partite giocate sono 1.504. In questa classifica è quarto, ma con meno stagioni giocate rispetto a chi lo precede. Infatti non è questo il dato che ci interessa, ma quello in cui è ancora davanti a tutti, e di nuovo in maniera insuperabile. In 19 anni ha saltato solo 22 partite, come sapete tutti sono 82 a stagione. Il bello è che ne ha saltate 18 in una stagione per infortunio e 4 in un'altra, quindi 17 annate complete. Ha il 98,5% di presenze in tutta la sua carriera. Ecco, ora è davvero chiaro di chi stiamo parlando. Meno chiaro è il suo lato che lo rende forse più umano. La prima immagine che si ha di lui è di un giocatore schivo, silenzioso, introspettivo, che giocava e basta, e che anche quando esultava aveva la stessa espressione di quando faceva la fila al supermercato. Peccato che è considerato da chi ci ha giocato contro una delle guardie più sporche di tutti. In campo il cattivo non era quello grosso e muscoloso, ma quello con la faccia da ragioniere, parola di uno che non era proprio un agnellino, come Dennis Rodman o come Steve Kerr, che ne ha parlato così. And we played Utah 2 years in a row, 6 games, so 12 games against John Stockton. And I have the greatest respect for him. I see him away from the court, love him, great guy, but he was a dirty bastard. Oh! Whoa! Dirty bastard! Whoa! Dirty bastard! Il suo essere solo 1,85 lo compensava con le entrate dure e soprattutto nascoste che facevano innervosire e deconcentrare l'avversario. Era un incubo giocare con uno che quasi ogni azione ti entrava nello stomaco o peggio un po' più in basso, ed era così bravo che non se ne accorgeva nessuno. Ne prendeva anche tante, ma insomma, sia con le buone che con le cattive li ha portati tutti a scuola. E una volta finito, passava, come sta succedendo adesso, la palla a quell'altro.
La faccia da portalettere di provincia americana ce l'aveva sicuramente Stockton, ma il soprannome di postino l'hanno dato all'altro, che recapitava nel canestro tutto quello che gli veniva recapitato dal suo socio. E quest'altro è arrivato tra noi un anno dopo del primo, a Summerfield, in una zona povera della Louisiana. Nasce il 24 luglio del 1963 Carl Anthony Malone. È l'ultimo di 9 figli e cresce, come detto, in un contesto povero e difficile sotto l'aspetto della discriminazione razziale, come la Louisiana. Se questo non fosse bastato per indurire il suo carattere, si aggiunse il suicidio di suo padre quando lui era piccolo. Questo era il suo contesto, nel quale andava a tagliare legna e a caccia, cosa che aiutò probabilmente la crescita di quel fisichino. Dopo l'inizio del dominio cestistico all'high school, lo cercò la rinomata università dell'Arkansas. Ma lui rifiutò e, proprio come quell'altro, ne scelse una per stare vicino a casa e che non era mai riuscita ad andare nei CAA. Ma a differenza di quell'altro, riuscì a portarcela per la prima volta nella storia di Louisiana Tech. Venne scelto al draft con la 13ª dei Jets nel 1985, sempre l'anno dopo quell'altro, dando inizio a questa storia. Ma la sua storia parla di 36.928 punti, terzo di sempre. Oltre allo strapotere fisico sotto canestro, aveva una mano delicatissima dalla media, con percentuali sopra il 50%, MVP nel 1998 e una gara 5 delle Finals a Chicago, che stava già festeggiando, da 39 punti per riportare la serie a Salt Lake City e prendersi il titolo con la forza. Ma sappiamo tutti che c'era un'altra storia più prepotente che gli passò sopra e che lo ha fatto ricordare per anni solo per quella palla persa. Ma è palese che non debba essere così. Se Stockton è il primo nella classifica di presenze in carriera con il 98,5%, lui è subito dietro con il 96,7%, media che si è abbassata all'ultimo anno ai Lakers con l'infortunio, visto che nei 18 anni precedenti ne ha saltate solo 7. Sì, ho detto 7 in 18 anni. Quell'anno ai Lakers raggiunse le sue terze Finals e ci fu la sua terza sconfitta. Inoltre ci fu la concreta possibilità di andare a San Antonio l'anno seguente, dagli Spurs che avrebbero vinto quel titolo, ma decise di ritirarsi. Non era destino per una delle ali grandi più forti di tutti i tempi. È il 1984, John Stockton e Karl Malone vengono preselezionati per le Olimpiadi di Los Angeles da Bobby Knight, coach di cui abbiamo parlato a fondo nella puntata su Isaiah Thomas. Entrambi verranno tagliati, ma il destino scelse di creare questo primo incontro. John entra quell'anno in NBA, facendo molta panchina. Carl, come detto, arriva l'anno dopo. Il feeling è naturale, ma con la squadra in ricostruzione ci vollero un paio d'anni e l'arrivo del compianto Jerry Sloan per far partire definitivamente questa storia di coppia. Sono ancora gli anni di Magic e Larry. Poi arrivano quelli di Isaiah. E poi entrò prepotentemente MJ. Nel frattempo, quei due entravano in sordina nella leggenda con le loro prestazioni. I numeri ormai li sappiamo. Non resta altro che osservare quella compatibilità perfetta e naturale di due così diversi. Le loro storie personali, il loro carattere, l'aspetto fisico, nulla avrebbe lasciato prevedere una fusione del genere. Sembra che il pick and roll lo abbiano inventato loro. Le parole non bastano, ripeto, solo guardandoli giocare o guardando queste immagini si riesce a comprendere quanto il destino sia stato preciso. Insieme vennero selezionati nel Dream Team e insieme entrarono nella nuova era globale della NBA degli anni 90. Anzi, ci stavano proprio bene. Nella prima parte vennero fermati ad ovest dai vari Portland, Houston e Seattle, le squadre che arriveranno alle Finals o vinceranno l'anello. Poi arrivano quei due anni lì. Se ne è parlato davvero tanto, soprattutto dal punto di vista opposto. Il 97 avevano davanti qualcosa di insormontabile per chiunque. L'anno dopo anche, detto a posteriori. Ma la carica di quella stagione aveva fatto credere a tutti, forse anche a Chicago, che sarebbe stato l'anno dei Jets. Ma così non andò. Fino a che ci furono quei due, la squadra di Salt Lake andò sempre ai playoff e, come abbiamo visto, erano sempre in campo. Quando Stockton si ritirò, Malone andò da un'altra parte per provare a vincere, perché rimanere a Utah senza il suo socio era impensabile. John non sarebbe stato uno dei migliori playmaker senza Carl. Carl non sarebbe stato una delle migliori ali grandi senza John. Si riassume tutto qui, in quel passaggio, The Pass, di gara 4 delle Final 97. Che è l'essenza di questa unica carriera a due e che va rivissuto in religioso silenzio.
Loro erano due con la stessa maglia, o viola o bianca, uno con il 12 dietro e l'altro con il 32, ma sempre con la scritta Jets davanti. Il primo è sceso dalle montagne rocciose, l'altro sbucato dai boschi della Louisiana. Li hanno chiamati in tanti modi, ma rimarranno per sempre Stockton to Malone. Stockton to Malone, my goodness, I have a headache for a month.